perché al suo, non alla sede in cui siamo, di contrastare i potenti, che sono quelli che dovete contrastare. La povera gente non corrompe nessuno e non bisognate ora a far saltare il provvedimento. Che sinceramente, signori, se qui non si fa veramente una legge anticorruzione, gli italiani, io non so come reagiranno alle vostre ingerenze nella vita del popolo che sta soffrendo, e c'è gente che si ammazza veramente. È inaccettabile l'ipocrisia di un presidente del Consiglio che invocava pochi mesi fa il DASPO per i corrotti, salvo poi imporre nel testo che oggi affrontiamo l'eliminazione di questa misura. Perché non avete il coraggio di portarla in aula? E mi permetto di citare qualcuno che ogni tanto, magari la sera, qualcuno si va a leggere, cioè un santo. Sant'Agostino si domandava: se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli stati se non delle grandi bande di ladri? Mi piacerebbe avere da voi una risposta. Una settimana fa si è dimesso il ministro Lupi, anche grazie al Movimento 5 Stelle è stato arrestato in calza e lui si è dimesso. Però dopo i gran titoloni dei giornali non è finita qua. Pensate all'autostrada Orte-Mestre, questo mostro di cemento da 10 miliardi di euro. Il capofila che costruirà questo nuovo mostro è Vito Bonsignore, ex eurodeputato, tra i cofondatori del nuovo centrodestra insieme a Lupi stesso, e all'interno della commissione si è tentato, con lo stesso incalza insieme ai deputati di NCD, di portare tanti e tanti favori a questa autostrada dell'amico di Lupi. Però non ci sono riusciti. Chi è venuto in loro soccorso? Ovviamente ci ha pensato il Partito Democratico. Pensate che nel decreto Sblocca Italia si parla espressamente di uno sgravio fiscale di 2 miliardi di euro per questa autostrada inutile, questa colata di cemento inutile che è appunto la Orte-Mestre, il cui boss è il signor Bonsignore, uno del nuovo centrodestra. Ecco, quel che dobbiamo far capire ancora di più, e magari ricollochiamolo al fatto che non, per quello non abbiamo fatto accordi con il Partito Democratico, che il malaffare non è in calza. Non è soltanto lui di incalza, ce ne stanno tantissimi in tutti i ministeri, nei consigli comunali, nelle regioni. Il malaffare è rappresentato dal sistema partitocratico, per cui lo slogan tutti a casa è sempre valido, fino a che non si mandano tutti a casa in blocco queste persone che hanno distrutto il territorio rubando i nostri soldi, non ce la faremo mai a rendere l'Italia un paese normale. Siamo qui davanti al Ministero dello Sviluppo Economico per dare voce, insieme ai cittadini dei comitati che sono venuti qui, alla contrarietà a un'opera fantascientifica. Dovrebbe essere costruito su una faglia sismica massima, una zona 1, quindi a massimo rischio sismico, e che secondo il Ministero dello Sviluppo Economico è la zona più sicura sul quale costruire un metanodotto. Questo metanodotto attraverserà tutta la dorsale appenninica, da Brindisi a Minervio, quindi tutta la zona più sismica d'Italia. Seguirà proprio le faglie più sismiche, le zone più pericolose, oltre ad essere zone naturalistiche più pregiate che il nostro paese. È dal 2004 che siamo dietro a questa vicenda, quindi da 11 anni ormai. Addirittura un fiume verrebbe attraversato 22 volte, provocherebbe la svalutazione anche economica dei terreni, delle abitazioni. Allora, noi siamo stati presenti qui già le altre volte perché questa è un'opera assolutamente non corretta e non rispettosa dei territori. Oltre ad essere una zona sismica, attraverserebbe queste zone che sono parchi nazionali. Non si può accettare che un'opera del genere venga portata avanti con delle procedure anche illegali. Io pago le tasse, ho fatto il mio servizio allo Stato perché ho fatto il direttore al Cadastro per 30 anni, ho fatto un servizio allo Stato e adesso mi trovo costretto a venire qui a protestare? Ma dove sta scritto? Dopo i fatti di Mafia Capitale è stata istituita alla Camera dei Deputati la commissione d'inchiesta sui centri per i richiedenti asilo e i centri di identificazione ed espulsione. Oggi, dopo mesi in cui aspettavamo i nomi dei partiti, finalmente si è votato in commissione l'istituzione dell'ufficio di presidenza dal quale, indovinate un po', il Movimento 5 Stelle è stato escluso. Essere parte dell'ufficio di presidenza è importantissimo perché ci permetterebbe di calendarizzare, quindi di mettere in discussione dei temi centrali importanti delle nostre denunce e anche di garantire un certo numero di ispezioni, quindi ci permetterebbe di far sentire ancora di più la vostra voce. Non sappiamo perché ci abbiano tenuti fuori dall'ufficio di presidenza, forse per avidità di poltrone o forse perché ci temono.
Ma naturalmente noi continueremo come membri della Commissione a fare quello che abbiamo comunque fatto finora, cioè indagare, fare ispezioni e fare denunce. E riusciremo comunque ad essere determinanti nel riuscire a portare fuori lo schifo che ruota attorno alla gestione dei centri d'accoglienza dove i partiti sono coinvolti. Sono passati 83 giorni dallo scoppio di Mafia Capitale, sembrano secoli fa ma soltanto 83 giorni. Oggi abbiamo depositato una proposta di legge per istituire una commissione di inchiesta qui alla Camera dei Deputati su Mafia Capitale, ma in realtà proprio sul mondo di mezzo, poi è tutto collegato. In prota assessore Di Marino indagato sulla metro C come in calza. È imprescindibile che la presidenza di una commissione di inchiesta che vada a indagare sulle responsabilità politiche non venga affidata a nessun altro che non sia il Movimento 5 Stelle, perché potete scrivere tanti folcloristici articoli su di noi che fanno sicuramente alzare i click dei vostri siti o aumentare le vendite dei vostri giornali, ma non c'è una cosa che ci possa essere negata, cioè il fatto che noi siamo onesti, abbiamo le mani pulite, abbiamo l'onestà intellettuale di poter mettere mano a questo argomento. Decreto banche popolari, ovvero come facciamo a giocarci le banche popolari. Allora, perché noi stiamo perdendo queste banche popolari? Perché il decreto che ha emanato il governo Renzi dice che le banche popolari con attivi superiori agli 8 miliardi devono trasformarsi in società per azioni. Qual è il danno in una riforma di questo tipo? Primo danno, chiunque se le può comprare, diventano, come si suol dire in gergo tecnico, contendibili. Può arrivare una grande banca, per esempio la Citibank, dagli Stati Uniti e dire me la prendo io, oppure può arrivare una banca inglese, può arrivare una banca tedesca. Quindi c'è uno sradicamento dal territorio. La seconda cosa grave è che lo sradicamento dal territorio determinerà inevitabilmente una carenza nei soldi che le banche danno. E voi pensate che Renzi, per dire che questa riforma era necessaria, ha detto che ci sono troppe banche che prestano pochi soldi e chi va a colpire? Esattamente quelle che prestano soldi. Questo decreto appare esattamente come un modo per dare le nostre banche, che sono radicate al territorio, a delle banche straniere. E questo è un pezzo della svendita dell'Italia che non può essere accettato. Da oggi in Italia, chi ha in mente un'idea imprenditoriale o un'idea lavorativa può ottenere un prestito fino a 35.000 euro. La procedura è semplice, ma vi consigliamo comunque di farvi assistere da un professionista, che sia quello vostro di fiducia. Nel caso in cui non ne aveste uno, noi abbiamo voluto darvi un'opportunità in più. Ed è per questo che abbiamo chiesto all'ordine professionale di inviarci regione per regione, provincia per provincia, il nominativo di tutti i consulenti del lavoro disponibili ad aiutarvi gratuitamente ad accedere al fondo per il microcredito su cui ci sono i nostri 10 milioni di euro. E sono felice di annunciarvi che da oggi su www.microcredito5stelle.it è presente l'elenco regione e per provincia di tutti i consulenti del lavoro che sono disponibili ad aiutarvi gratuitamente. In nessun paese del mondo è data la possibilità ad un cittadino di aprire un'impresa o aiutare la propria impresa con i soldi degli stipendi dei parlamentari. Oggi, grazie al Movimento 5 Stelle, questa iniziativa è una realtà italiana.